Ciao a tutti amici Tarkroxiani e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora andiamo avanti con la missione evento ultimo baluardo, la ricerca delle gemme, e vediamo insieme di prendere la gemma della mente. Eravamo rimasti, vi ricordate, appunto di non ritorno, in pratica al capitolo 1, proprio l'inizio. E dopo la gemma anima, dopo la gemma anima è arrivato il turno di prendere la gemma mente. Non so se vi ricordate, io avevo predetto che l'eroe che si sarebbe preso in questa missione fosse stato, sarebbe stato Iron Man. E infatti ci ho azzeccato. Proprio in questa missione ci sarà la possibilità di prendere Iron Man. A questo punto mi porto Capitan America, così, giusto per. Iron Man ci ho azzeccato e c'è ormai, la potete trovare in rete, in tantissime pagine Telegram, l'immagine, vediamo se ve la riesco a mettere io. No, non ci riesco, per vedere in anteprima quali sono gli eroi e le gemme che si andranno a prendere in questa missione, in questo capitolo. Comunque, senza stare troppo a pippeggiare con le parole, andiamo a vedere cosa mi aspetta. Quattro strade come all'inizio, nemici 5 stelle e un Iron Man superiore alla fine. Beh, niente di che. Vi ricordo che niente, al primo giro si sblocca, mi viene regalato, assegnato l'eroe in questione, Iron Man in questo caso, e completando poi al 100% la missione, quindi esplorando tutte le strade, vi verrà data la gemma in questione, in questa missione particolare, la gemma della mente. Bella, bella! Bella cagata! Black Panther, Civil War. Piuttosto, raga, ho visto Avengers! Mamma mia! Po' de merda, guarda! Non mi è piaciuto per niente, non sto a spoilerare nada, ma non mi è piaciuto per niente. Cioè, sì, bello, figo, strafigo, però delusione, delusione completa. Non me l'aspettavo! Black Panther non risvegliato, non dà l'autostordimento, quindi è una cosa molto, molto buona. Vado avanti con Arcangelo, 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 pen. Bestiale Arcangelo, ragazzi, rimane uno dei miei eroi preferiti. Anche se vi trovate a scontrarvi con un eroe immune a sanguinamento, avvelenamento e tutto quanto, Arcangelo non serve a niente. Proviamo il Capitano America con la gemma, se funziona anche così, insomma, questa missione. Eh sì, aspetta, l'ho fatta apposta, raga, giusto per vedere se la gemma funziona. Se la gemma funziona, infatti sto ricaricando 60 al secondo, vediamo se. Eh sì. Fantastica sta gemma. Infatti sono tentato a portare su un cap. Aiuto! Però sono tentato. Speriamo che non mi chiama nessuno, perché come al solito in pre-registrazione mi sono scordato di disattivare le chiamate. Mi scordo sempre. Sentry. Capitano America a questo livello bestiale. Ti è
d'un capriole e te l'ho buttato giù. Va bene, va bene. Trovando un sacco di bei premiucci usando cap. Ora però c'ho il bonus contro, quindi non lo andrò a usare. Vado di. Partita la 3, volevo farla 2. Bastava la 2. Siluro volante per Hyperion. Ok, è arrivato l'eroe finale. Vado di cap a sto giro. Come è morto? Bellissimo. Perfetto. E ora vediamo un attimo qui di prendere le ricompense. Eccolo qui, Iron Man 3 stelle. E niente, per prendere la gemma, come ormai avete capito, bisogna completare questa missione al 100%. Prenderò la gemma della mente, dopodiché mi fionderò nell'armata di Thanos e continuerò l'andazzo, continuerò a portarla a termine. Difficile, basta cap per farla tutta quanta al 100%, invece la livello maestro me la voglio godere con gli eroi prestabiliti. Per quanto riguarda invece Vendicatori per sempre, la sto portando avanti al 100% a livello maestro. Ragazzi, cari amici, Thanos, non ci sono parole, bella tosta, e io a livello maestro sono andato avanti a unità, perché non è facile, non è facile. Comunque arrivate facilmente fino a Thanos, solo poi che quando vi trovate di fronte a Thanos, le banane sono tante della serie fastidiose. E quindi niente, c'è da sudare abbastanza, almeno per quello che mi riguarda, o siete bravi coi pollici o vi mettete da parte un po' di belle unità che vi aiutano sempre. Farò un video al riguardo sicuramente per vedere un po' insieme come combattere Thanos, ma ci sono già un sacco di video su YouTube. Videucci, devo dire, perché modestamente a parte, come li faccio io i video, ma ancora non esiste nessuno. Ma niente, bando alle ciance, ora andrò a completare mente, ma non lo faccio in diretta, quindi ci rivediamo domani magari con Tarkrok che prende la Tarkrox che prende la gemma mente e inizia l'ultimo baluardo, l'altro cosmo con Iron Man. Rimanete sintonizzati, non mi abbandonate e ci vediamo presto sempre su questo canale. Bella raga e buon proseguimento di game.